Nel testo di una canzone che sarà presentata mercoledì 23 maggio alle 10 al Teatro San Carlo è racchiusa l'esperienza dei ragazzi di 4 istituti superiori della città e dei giovani del carcere di Nisida che hanno partecipato ad un percorso educativo sull'inclusione sociale e contro la devianza minorile. L'iniziativa, che si inserisce nelle attività del Marano Ragazzi Spot Festival, è frutto di un protocollo d'intesa tra l'assessorato all'istruzione, istituzioni scolastiche e l'istituto penale minorile di Nisida ed è parte di un più ampio progetto di coesione sociale tra i giovani. Questo progetto nasce appunto dal desiderio di far incontrare i giovani, diciamo liberi, i giovani delle scuole, di 4 scuole di Napoli, con i ragazzi che sono reclusi a Nisida. Questo per far capire sia ai giovani liberi che esistono realtà di ragazzi che hanno avuto minori opportunità e quindi di apprezzare di più, e questi ragazzi lo hanno detto in molte circostanze, ciò che loro hanno avuto, le loro opportunità, e per far comprendere ai ragazzi di Nisida che esiste una realtà diversa. I ragazzi di Nisida e gli alunni delle scuole hanno dato vita ad una classe virtuale e vissuto un'esperienza relazionale e culturale altamente formativa. Insieme hanno composto testi e musica della canzone che sarà presentata in occasione del ventennale della strage di Capaci, per dimostrare che quando si vuole è possibile cambiare. Studenti che spesso provengono anche da diverse realtà cittadine, cioè dalle periferie e dal centro, dalle classi agiate e da quelle meno agiate, da situazioni di privilegio e da situazioni di disagio, e metterli insieme, far vivere un'esperienza relazionale e culturale allo stesso tempo insieme ai ragazzi del penitenziario minorile di Nisida, sia un modo per affermare un'idea di città e di cittadinanza diversa.